Carlo, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Carlo, guarda, non posso non chiederti un parere anche perché mi sembri proprio la persona più adatta su questo argomento, se condividi effettivamente il parere di Daniele Franco e poi andremo nello specifico, soprattutto per quanto concerne le competenze. Ma mi sembra abbastanza scontato, nel senso che in generale vale per le nazioni, vale per le regioni. Se si sta in un contesto in cui i vicini crescono, economicamente si cresce tutti insieme. Il motivo per cui chi come noi è liberista o libertario, mettetelo come volete, pensa che la cosa più giusta sia proprio l'abolizione totale delle barriere. Quindi da questo punto di vista è certamente miope guardare a una contrapposizione tra fondi che vanno al nord e fondi che vanno al sud. Diverso resta comunque l'idea di dare un segnale forte perché il sud per la prima volta riesca a spendere con efficienza ciò che invece non è riuscito a fare negli ultimi anni. Ecco, innanzitutto volevo chiederti a che punto sono i progetti appunto per poi l'implementazione di questi soldi che arriveranno dal PNRR, 40% della somma totale ovviamente dedicata, destinata all'Italia in particolar modo, e quali sono a tuo avviso le sfide principali? Ma le sfide principali intanto è capire quali sono gli stati di avanzamento rispetto a questi progetti, cioè la sensazione di fondo, lo avevamo detto già diverse volte quando si parlava del PNRR, che la costruzione del PNRR, che è avvenuta in fretta e furia con input di dati dal basso, quindi dagli enti locali, si sia riempito di contenuti che spesso sono magari in uno stato di avanzamento non troppo favorevole. Ecco, quindi questo è il tema fondamentale, intanto è capire quali di questi progetti del PNRR sono già in una fase quantomeno progettuale o preprogettuale. Sappiamo che i milestone e i target che sono stati raggiunti finora è stato possibile raggiungerli perché la maggior parte dei progetti erano progetti in corso. E adesso la paura di fondo è che non ci siano sufficienti progetti in corso per raggiungere il resto dei milestone e target. Il governo sta correndo su questo e bisogna supportare gli enti locali nella possibilità di dare corso a quelli che sono progetti che a volte potrebbero anche essere soltanto dei titoli. Invece, per quanto concerne le competenze tecniche, abbiamo visto anche dell'articolo che abbiamo mostrato, è rinvi stata rinviata la gara del PNRR sull'economia circolare, troppo pochi progetti meridionali e non soltanto il tempo, ovviamente, abbastanza, i tempi, scusate, sono abbastanza stretti. Sotto questo punto di vista ci sono delle preoccupazioni e soprattutto possibili risoluzioni? Allora, le soluzioni, le preoccupazioni ci sono, perché chiaramente i comuni del sud in particolare, sono enti che hanno difficoltà strutturali. Credo che quasi l'80% dei comuni del sud, adesso ricordo, diciamo, un dato abbastanza impressionante, lo che citava l'altro giorno proprio in occasione di PNRR Italia Domani, gli incontri itineranti che la Presidenza del Consiglio ha organizzato, lo citava il sindaco di Palermo, Leo Orlando, nel corso di questo incontro. Moltissimi non riescono ad approvare i bilanci di esercizio e quindi non possono neanche attivare quelle risorse che sono necessarie per prendere le competenze. Quindi la preoccupazione certamente c'è. Il governo è corso ai ripari e adesso, proprio negli ultimi giorni, c'è una chiara indicazione a utilizzare i fondi del PNRR anche per implementare le competenze che ci sono dentro i comuni con delle competenze esterne. Sono i famosi esperti del PNRR, cioè soggetti che da professionisti vanno a supportare la pubblica amministrazione. Ovviamente questa è una soluzione, si sta andando velocemente in questa direzione, bisognerà poi capire come funzionano le strutture amministrative ordinarie con l'intervento di questi soggetti. Prima si comincia e prima si capisce come può funzionare e quali correttivi mettere in piedi. Ecco, ultimissima domanda, innanzitutto per quanto concerne in generale gli obiettivi che il governo dovrebbe centrare appunto per ricevere la seconda tranche del prossimo trimestre. Scusate, innanzitutto ecco, a tuo avviso il governo riuscirà a centrare questi obiettivi a prescindere quando stiamo facendo già una divisione tra nord, centro e sud, ma in generale, perché se i soldi non arrivano ovviamente poi non vanno destinati nei diversi regioni. E la speranza è quella, e ripeto, l'idea è di partire subito per capire la macchina come funziona, perché già per esempio il 31 marzo
i soggetti attuatori degli interventi devono firmare una dichiarazione di compatibilità, cosiddetto do not significant harm, quindi una dichiarazione di compatibilità ambientale nei confronti dell'Unione Europea sui progetti del PNRR. Ecco, il primo banco di prova è lì, lo vedremo subito. Se i soggetti attuatori non saranno in grado di firmare questa dichiarazione di compatibilità avendo a disposizione i progetti, saremo già in ritardo. Ecco che da questo punto di vista i tempi sono strettissimi. Poi resta un tema politico, cioè qualora non dovessimo farcela, davvero l'Europa sarà in condizione di non darci il resto dei soldi? Questo speriamo di non doverlo scoprire vivendo come nella canzone, però in generale è un tema che resta politico più che tecnico. Grazie mille come sempre a Carlo Amenti, Istituto Bruno Leoni, grazie per essere stato con noi e alla prossima, nel frattempo buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro, grazie.